Si è svolta stamani la nona conferenza di organizzazione della UIL Toscana all'Istituto degli Innocenti nel centro di Firenze. Un momento di riflessione e di confronto sui grandi temi che il sindacato, la politica e le istituzioni tutte dovranno affrontare nei prossimi anni. Al governo diciamo che bisogna fare tre cose. La prima è risolvere con un nuovo piano di sviluppo importante e serio la questione Alitalia. La seconda è che bisogna mettere mano agli ammortizzatori sociali, altrimenti avremo una tragedia sociale con gli over 50. Terzo, che bisogna smetterla con l'austerità e rilanciare l'economia per dare possibilità di occupazione ai giovani che oggi sono i più penalizzati nel nostro paese. E vorrei ricordare la morte, anche non solo, di venerdì scorso di un ragazzo di 21 anni per lavoro, durante il lavoro, e queste cose ancora sono all'ordine del giorno purtroppo. C'è anche un tema di confronto attuale con il governo, che è quello che riguarda le pensioni. Si sta modificando la legge Fornero, bisogna ancora accelerare il percorso di cambiamento. Fondamentale ruolo dei sindacati, in un'ottica ovviamente di tutela dei diritti di chi il lavoro ce l'ha. Penso a una città come la mia, su cui il tema della sicurezza e il mondo del lavoro diventa fondamentale, il ruolo dei sindacati è strategico, e nello stesso tempo è una sfida più moderna di aiutare quel percorso di creazione di posti di lavoro, che è la sfida di tutti. Credo che l'area di Massa Carrara e di Piombino dall'altra parte siano le aree di maggiore crisi, nelle quali la Regione, il Presidente, con determinazione stanno cercando di contribuire a una risalita, a un recupero, al mantenimento, alla tenuta del sistema. Il sindacato c'è, ci saremo sempre di più, vogliamo essere, e come quello che siamo sempre stati, un soggetto forte e vicino anche, soprattutto ai cittadini, vicino ai lavoratori, ma anche vicino alle istituzioni, sia in senso positivo e sia in senso per poter essere d'aiuto, ma anche di stimolo quando questo ce ne sia bisogno.